Queste sono le New Balance Hierro versione 8, rappresentano la scarpa adatta per correre tutti i trail in tutte le condizioni. Secondo me, per chi volesse iniziare, potrebbe essere una scarpa unica per il trail durante la stagione estiva. Per capirlo, comunque, come al solito, partiamo dalle specifiche, senza comunque farci distrarre dal coniglio che vorrebbe partecipare alla recensione come tutti noi umani. La scarpa nella taglia US 9 pesa 317 grammi, 249 in quella femminile, drop 8, 32 mm nel tallone, 24 mm nella valpiede. È stata alzata rispetto al modello precedente di 5 mm, utilizza la tecnologia Fresh Foam X, che comunque è morbida e reattiva. Ecco, comunque le cose che mi sono piaciute, sapendo che questa scarpa mi è stata offerta da New Balance per il test, mentre il coniglio mi è stato offerto da mia nipote e comunque mi distrae sempre. Siccome i miei tester non erano disponibili per effettuare la recensione di questa scarpa, ho chiesto a Roland, manager dell'azienda americana, di spiegarci quali sono le caratteristiche della scarpa stessa e soprattutto a Davide Ceraz, super atleta trail appena passato a New Balance, di raccontarci il comportamento in corsa. Ma prima di vedere i principali cambiamenti, ecco la sintesi di Martina. Com'è la scarpa? Bella, buona tenuta, morbida, comoda, perfetta per la montagna. Veramente solo due dettagli di cosa è cambiato dalla versione 7 a questa versione 8. Il primo è, ovviamente, abbiamo cercato di fare una scarpa un po' più performante, più adatta ovviamente a chi ci corre seriamente con la scarpa e la vuole utilizzare in allenamento, gare lunghe. Abbiamo cambiato per esempio il punto della rullata davanti, l'abbiamo spostata un po' più in avanti per quello un po' più in spinta la scarpa. Tanta attenzione alla stabilità nell'avampiede in fase di spinta. Abbiamo una nuova mescola, il Fresh Foam in primis, dove il 40% del materiale usato deriva da una base biologica. Credo che è un fattore molto molto importante, che poi si aggancia anche alla nuova tovaglia, dove tutti i supporti che vedete qua all'esterno praticamente arriva da materiali riciclati nella produzione, per quello è dopo applicato in stampa 3D per dare il supporto necessario sulla tovaglia. A livello di differenziale drop è cambiato niente, è sempre un 8 mm, l'abbiamo alzata di circa 5 mm sia nel tallone che nell'avampiede, ovviamente, per quello un po' più di ammortizzazione, un po' più di comodità, ma è un Fresh Foam un po' più reattivo, per quello ovviamente è una scarpa comunque un po' più in spinta. C'è un nuovo battistrada, che è ovviamente il Vivam Eco Step Natural. Il 90% dei materiali usati per lo sviluppo di questo prodotto derivano da una fonte, diciamo, biologica, non base petrolio, con anche completamente un nuovo design, un nuovo tipo di tasselli, che soprattutto anche, questo l'ho provato, anche su terreni non asciutti, fangosi, e devo dire che è una bella trazione che offre la scarpa. A livello di tomaia sono tre le considerazioni da fare. In primo luogo, sicuramente lo spazio nell'avampiede è buono, la tomaia è riciclata, utilizza un tessuto davvero molto morbido e traspirante sulla parte esterna, poi c'è il Toe Protect che vi consente una protezione davvero molto buona. Suggerisco, stesso numero rispetto alla scarpa da trail che utilizzate normalmente, e ovviamente mezzo numero in più rispetto a una scarpa da strada, soprattutto se dovete correre in discesa. Ho amato molto l'allacciatura, che in effetti è abbastanza particolare, ma che comunque vi consente un bloccaggio del piede davvero perfetto, anche perché la conchiglia è parecchio stabile e riuscirete poi a allacciare la scarpa in maniera molto semplice. Anche grazie a questo pull tab con la scritta New Balance nella parte posteriore, tenete conto che la linguetta è paffuta ma non è a soffietto, però non ho avuto nessun problema di allacciatura, mi è piaciuto davvero molto. È una scarpa con cui mi trovo molto bene, è una scarpa molto confortevole, molto morbida. Penso che sia la scarpa perfetta per delle distanze medio-lunghe, magari con non troppo tecniche, belle corribili. Penso che sia la scarpa giusta. Nel mio caso potrebbe essere la scarpa giusta per la CCC, ad esempio, che è una gara lunga di 100 km. E con bei sentieri, quindi in questo caso la scarpa ci azzecca. Inoltre ha una super suola che tiene veramente bene e sono veramente soddisfatto di questo prodotto New Balance. A livello di intersuola, la scarpa utilizza una mescola Fresh Foam X che rappresenta, dal mio punto di vista, almeno sulle scarpe da strada, la mescola più veloce montata su una scarpa da lento. Da segnalare il fatto che è stata aumentata l'altezza della suola oltre al battistrada,
Questa scarpa vi consente di correre velocemente e in maniera stabile, ma chiaramente esistono anche soluzioni migliori. È una via di mezzo, non è una scarpa troppo reattiva, infatti non è la scarpa più reattiva di New Balance. È una scarpa un po' più morbida, quindi sicuramente è una scarpa che aiuta a correre forte perché è bene spinta in avanti, però forse non è proprio una scarpa super reattiva come potrebbe essere la Venom o la Summit Nova. È una scarpa che aiuta a star bene per diversi chilometri, questo sì. A livello di battistrada, la scarpa utilizza una suola Vibram Micro Traction Lug che di fatto ha dei piccolissimi tasselli da 4,5 mm che, anche grazie alla base ampliata sia nell'avampiede sia nel tallone, almeno rispetto a quello a cui io sono abituato, vi consente di gestire al meglio tutti i cambi di direzione, ma soprattutto anche un appoggio solido in tutte le situazioni off-road. A livello di comportamento in corsa, la presenza di un rocker abbastanza pronunciato, del fatto che comunque c'è una quantità di gomma importantissima nella parte posteriore, oltre al fatto che la scarpa è davvero molto flessibile, la rende adatta a tutti i podisti amatori che volessero iniziare a correre il trail e che comunque pensassero anche eventualmente di portarla sui sentieri, non quelli estremamente ripidi che invece al Monte Barro sono stati i protagonisti del nostro test. Ora è una scarpa che userei praticamente a tutti gli allenamenti, perché in allenamento va benissimo anche una scarpa magari un po' più pesantina, anche se questa qua non è una scarpa pesante, però nel mio caso, che magari in una gara da 40 km userei una scarpa ancora più leggera, in un allenamento questa qua va benissimo anche per fare 10 km, quindi comunque in allenamento dove non cerchiamo la performance in sé, quindi magari, che ne so, in una gara da 10 km userei una Super Comp con la piastra in carbonio, in un allenamento non mi serve questo, quindi userei benissimo una Hierro. La raccomando a tutti quelli che corrono per sentieri, che fanno distanze da magari dalla maratona in su, per chi vuole star comodo, per chi vuole avere una scarpa che ha un buon grip, che tiene bene, e quindi provatela e buone corse a tutti. Per chi cercasse poi una scarpa più reattiva, è da sottolineare il fatto che all'evento è stato raccontato che sarà lanciata il 1 aprile la versione trail di questa Rebel, di cui tra pochi giorni farò anche una recensione completa. Un'altra scarpa che vorrei presentare, perché uscirà proprio fra due settimane, è la nuova Venom. È la versione Rebel per il trail, stessa mescola di intersuola, per quello abbiamo una scarpa full cell con una parte anche Beba, per quello è una risposta importante, e anche avendo ovviamente a bordo tutto il nuovo team atleti a livello Europe, questa è sicuramente una scarpa che loro avranno tanto piacere di usarla. E la versione 1 sostituisce, se vogliamo, la nostra Summit Unknown. L'abbiamo cambiata anche il nome perché è una scarpa talmente diversa, con suola rialzata, più alta, ovviamente usa lo stesso tipo di battistrada della versione Unknown, però è una scarpa completamente diversa. Differenziale 6, reattività veramente perfetta, protezione delle dita davanti, è una scarpa bella veloce, reattiva. Per chi ha già usato adesso ultimamente la Rebel, ovviamente può capire com'è la risposta di questa. Questa uscirà col 1 aprile praticamente. In conclusione, questa New Balance Hierro 8 rappresenta un'ottima scarpa per iniziare a correre i trail, ma anche per fare le lunghe distanze. Nei prossimi giorni molto probabilmente la utilizzerò all'UTMB Istria, dove non correrò ma farò il giornalista. Voi nel frattempo stay strong, keep running, ci vediamo alla prossima. Io, come al solito, vado a dar da mangiare al coniglio e se devo correre uso la New Balance. Ciao!